All'Aurum di Pescara, oggi e domani 12 ottobre, il convegno nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, che per la prima volta viene organizzato in Abruzzo. Il convegno vede la partecipazione di relatori provenienti da tutta Italia, ospedalieri e universitari, nel segno della inclusività e relatori stranieri. Il programma scientifico abbraccia tutti i temi della disciplina, dall'oncologia cervico-facciale alla rinologia, con particolare attenzione al tema attuale della terapia biologica, all'otochirurgia, audiologia, vestibologia, sino a toccare i temi più importanti della fonologia con il coinvolgimento di audiometristi, logopedisti ed audioprotesisti, al fine di coinvolgere attivamente le nuove generazioni degli otorinolaringoiatri che sono presenti. Il professor Claudio Caporale, presidente del convegno, e il professor Livio Presutti, presidente onorario. È un convegno di otorinolaringoiatria a 360 gradi, cioè vengono affrontati tutti i temi della nostra specialità e con un focus particolare sull'oncologia, sulla audiologia, che sono un pochino i temi che più mi stanno da vicino perché riguardano e sono nel DNA del nostro reparto di otorinolaringoiatria di Pescara, che è centro di riferimento regionale per i tumori testacollo e di audiologia per gli impianti cocleari. Quali passi avanti sono stati fatti a tutt'oggi? Ma nell'ambito della chirurgia, soprattutto le nuove tecnologie hanno cambiato notevolmente il modo di approcciare la nostra chirurgia, soprattutto per i giovani otorinolaringoiatri questo è estremamente importante. Mi riferisco in modo particolare alla chirurgia robotica, ad esempio, che noi utilizziamo ormai dal 2016 e non solo, anche l'avvento di nuove tecnologie nell'ambito della fonologia e dell'audiologia. Beh, qui abbiamo un importante convegno, che è il convegno nazionale dell'Associazione Otorinolaringoiatrica Ospedaliera. In realtà questo potrebbe essere un titolo un po' limitante, perché di fatto qui abbiamo anche la componente universitaria del mondo otorinolaringoiatrico. Ed è una fetta importante della nostra sanità, importante perché i nostri distretti di cui ci occupiamo sono distretti che si occupano di funzioni importantissime. Pensiamo all'udito, pensiamo alla voce, pensiamo alla deglutizione, pensiamo alla respirazione, pensiamo alle relazioni, no? Alla faccia, al viso. Questo convegno è particolarmente importante e ha un successo molto rilevante perché vede la partecipazione di oltre 400 colleghi, che è un numero veramente rilevante per l'Italia. Non si era mai fatto in Abruzzo e il merito di questo è di Claudio Caporale, che è il primario dell'otorinolaringoiatria dell'Ospedale Civile di Pescara. Io sono amico di Claudio da una vita e lo ringrazio molto perché ha voluto che fossi qui come presidente. Io sono abruzzese, orgoglioso di essere abruzzese, vengo in Abruzzo tutte le volte che posso, pur vivendo a Bologna dal 72, ahimè. Cosa c'è da dire? Che questo è un convegno che rappresenta una pietra miliare per la sanità abruzzese, perché la sanità abruzzese merita questo. Perché il lavoro fatto da Claudio non solo è un lavoro importante che ha portato a livelli nazionali e anche oltre una situazione abruzzese pescarese che tanti anni fa non era di questo livello.